Cari amici, bentrovati e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Il giorno dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il centro Italia, ci si interroga, come spesso accade dopo ogni violenta scossa, sulla condizione dei nostri edifici in una regione come la Sicilia ad alto rischio sismico. Poco è stato fatto in questi anni, abbiamo chiesto il parere di un esperto che dice ciò che manca è la prevenzione. Rosaria Rinaudo. Feriti e migliaia di sfollati scampati ai nuovi crolli. La conta dei danni in uno scenario apocalittico. I soccorsi sono più complicati per la pioggia di stanotte e il fango. Non vi sono vittime, ma il centro Italia è ripiombato nella paura. La terra continua a tremare tra le Marche e l'Umbria. Dopo le due forti scosse di ieri sera di magnitudo 5.4 e 5.9 avvertite a Roma ed anche in Emilia, si è mossa una faglia diversa da quella dello scorso 24 agosto, ma la zona è la stessa. Solo che a parità di gravità ed eventi sismici le conseguenze sono diverse. Il fattore cruciale resta sempre la prevenzione. Questi comuni, a differenza di Amatrice, erano già stati colpiti dal terremoto 20 anni fa. Ci ricorda Carlo Cassaniti, membro del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine dei Geologi di Italia. Sicilia. Portano l'attenzione e la calano nuovamente sulla nostra realtà. Qual è il nostro rischio in confronto a quello? Allora, la situazione in Sicilia è un po' diversa rispetto all'Appennino perché viviamo in un contesto geodinamico diverso, però le problematiche sono sempre le stesse. L'esperienza del sisma di ieri sera certamente ci consegna un nuovo dato, quello che fare una buona prevenzione certamente può limitare i danni ed evitare vittime, che è la cosa più importante. Quando si parla di prevenzione, cosa si intende? Prevenzione sostanzialmente si esplica in due grandi azioni: azioni strutturali che appunto riguardano gli edifici, conoscere lo stato di salute dei nostri edifici e soprattutto adeguarli sismicamente, e poi una grande e importantissima azione è quella non strutturale cosiddetta, ovvero quella della pianificazione dei rischi, ma soprattutto dei comportamenti, redazione dei piani di protezione civile, esercitazione di questi piani e quindi formare quella cultura della prevenzione che purtroppo, come in Italia, anche in Sicilia ancora manca. E un sisma del genere a Catania cosa significherebbe? Allora, certamente dopo diciamo, i terremoti degli anni 90 qualcosa si è fatto per quanto riguarda il patrimonio pubblico come adeguamento sismico. Il patrimonio edilizio privato dei nostri centri storici purtroppo presenta ancora dei gradi alti di vulnerabilità, pertanto anche se si tratta appunto di contesti diversi, un terremoto di quella magnitudine sinceramente potrebbe portare dei danni e anche dei crolli e quindi eventualmente delle vittime.